increscioso episodio a Polla, dove alcuni vandali, nella giornata di ieri, hanno danneggiato il villaggio di Natale creato dalle associazioni locali e dall'amministrazione comunale guidata da Rocco Giuliano. I vandali hanno danneggiato la casa di Babbo Natale colpendola con pietre e forse dei calci, hanno quindi danneggiato l'impianto elettrico strappando i fili e hanno poi rotto diversi ornamenti dell'albero di Natale. Il villaggio, ricordiamo, si trova all'interno della piazza Antonio Forte, in pieno centro del paese. La zona è sottoposta a controlli delle telecamere e i vandali sono già nel mirino dei vigili urbani che stanno portando avanti le analisi sulle immagini. L'evento, ricordiamo, è stato organizzato dalle varie associazioni come l'ACAP, ovvero l'Associazione dei Commercianti, i Nicolini, i Ragazzi del Ponte e la Proloco, oltre che al comune stesso. L'evento è iniziato l'8 dicembre con l'accensione dell'albero con circa 10.000 lampadine, una per ogni abitante del paese, hanno riferito gli organizzatori. Il 15 di dicembre c'è stata un'altra serata, sempre all'insegna della tradizione del Natale. Il 21 e il 22 dicembre prossimi, invece, sarà aperta la casa di Babbo Natale, che è stata già messa a posto dai volontari e che quindi aspetta i tanti visitatori per festeggiare tutti insieme e anche per far capire ai vandali che alcune azioni disoneste non potranno mai fermare lo spirito natalizio.